Dopo oltre 10 anni, il Cinemastra di Pesaro apre di nuovo le porte. Il locale, conosciuto soprattutto negli anni 80 e 90, da cui sono passate non solo generazioni di spettatori, ma anche numerosi attori e registi, è stato rivalutato dalla nuova gestione di Fulvio Urbinelli, che ha deciso di accendere nuovamente il grande schermo, riconsegnando il cinema al centro storico. Ho fatto una scommessa e vediamo se la scommessa riesce. Anche abbiamo dato luce a un locale che era spento, con tutta la fiducia e la speranza che c'è sui pesaresi. Abbiamo dato una svolta a questa via che era un po' spenta, la via più principale che c'è a Pesaro, che va dal mare al centro. Urbinelli non sarà solo a gestire il nuovo cinema, in quanto si avvarrà della collaborazione di Cineclub Shining e di Massimiliano Giometti, imprenditore che ha dedicato la propria vita al cinema, che garantiranno le linee guida della programmazione e della direzione artistica della sala. La soddisfazione più grande è veramente fare un tuffo nel passato con la riapertura di una sala storica di Pesaro. Noi, la nostra azienda ormai si è trasferita a Pesaro dall'88 con il Cinema Odeon, poi il Metropolis, la Multisala, quindi un passaggio importante, un ritorno al passato proiettato nel futuro. Prima proiezione a battesimo dell'Astra è stato il film di Pupi Avati. Questa sera è una serata un po' speciale, perché quando si riapre una sala cinematografica è come far rinascere e resuscitare un morto, un defunto, cioè con le chiusure precipitose delle sale, soprattutto monoschermo, che è avvenuta in Italia negli ultimi anni. Una fiducia nel fatto, convinzione che il cinema possa ancora esserci, ecco, mi sembra assolutamente magnifico. Seguire dei passini.